Salve, bentrovati all'ultima puntata dedicata al pediatra di fiducia. Prima della pausa estiva, dottore Paperone, parliamo di mare. Il mare uso è una delle terapie più importanti che possono fare i bambini. E perché possono scatenarsi sulla spiaggia, prendere il sole, respirare aria iodata che è quella del mare. Però, come tutte le terapie, vanno utilizzate cum grano salis, con la testa. E non è che il bambino può stare a mare dalle 8 di mattina alle 2 di pomeriggio, e a meno che non si voglia fare arrosto, e allora può essere utile. Si inizia gradualmente ad andare a mare in modo tale che il corpo abbia possibilità di adattarsi. Si usano regolarmente le pomate, iniziando con pomate con più alto grado protettivo e magari scendendo poi a pomate che abbiano un grado di protezione minore, ma non è opportuno che si superino quelle 2-3 ore di bambino a mare. Mi riferisco sempre a bambini che abbiano almeno 2-3 anni d'età. Il bambino neonato a mare, esposto al sole, non ci deve andare. Sia le temperature sia il sole fanno male al bambino molto piccolo. Nonostante si possono usare pomate altamente protettive, fa male. Io direi che quei genitori che portino i figli anche neonati alle 1-2 del giorno sono dei criminali e come tali andrebbero trattati, perché per un proprio uso e consumo mettono a repentaglio la salute del proprio minore. Se uno non ha come lasciare il bambino a mare, non ci va. Se no, l'alternativa è di non fare bambini e uno può andare a mare a qualsiasi ora vuole. E il bagno è importante. Bisogna sfatare il fatto che non si fa il bagnetto se la pancia è piena, se uno ha mangiato da poco. In realtà quello che fa male è lo shock termico, cioè se uno arriva a mare appena mangiato e si tuffa, ha buone probabilità che gli venga la congestione. Se uno va a mare, prima entra le gambe, poi entra gradualmente in modo tale da dare tempo al proprio corpo di abituarsi a una temperatura differente, non succede un bel niente. E dunque utilizziamo il mare con la testa. Il mare è una risorsa importantissima sia per i bambini che per gli adulti, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista salutare, ma va usato, come tutte le terapie, in maniera corretta. Bene, noi la ringraziamo per queste sue pillole di saggezza che ci aiutano appunto per affrontare tanti problemi magari con i bambini. E diamo appuntamento a lei e a tutti i nostri ascoltatori dopo l'estate, quindi buon estate. Buon estate a tutti.